Ehi, onesimas, benvenuti di nuovo nel canale Kanku Kanaiki. Prima di tutto iniziamo con ringraziamenti. Siamo quasi a 2000 iscrizioni, vi sono tante visualizzazioni. Mi piace l'interazione che si sta formando nei nostri video, perché ovviamente vi sono persone che finalmente prendono un po' di coraggio e cominciano a scrivermi. Siete benvenuti a scrivermi. Anche le critiche sono le benvenute. Io non cancello le critiche, anzi, ovviamente se sono critiche costruttive, perché ovviamente purtroppo, come ogni persona che mette un qualcosa di suo nei social, ha i suoi haters. Quindi anche io, anche noi del Kanku Kanaiki abbiamo i nostri haters, ma va bene così, fa parte del gioco. Il video di oggi riguarda un video fatto nel 2015 dal maestro Flavio De Daniele, che saluto, ha il mio pieno rispetto, la sua scuola ha il mio pieno rispetto. Ho deciso di fare un vlog riguardante questo video perché ci sono delle cose come marzialista tradizionale non mi sono andate a genio, nel senso che non a genio, nel senso no, bisogna fare il dissing, dobbiamo parlare male del maestro, no, non è quello. Bensì, vi sono delle cose che effettivamente, secondo il mio punto di vista, avendo fatto sia sport da combattimento in questi anni che soprattutto il tradizionale, sono arrivato alla conclusione che vi sono delle note che bisognerebbe un po' chiarire. Quindi mi sono premunito di fare gli appunti, cosa che non faccio quasi mai. Chi mi conosce sa che anche quando facevo storia, studiavo storia, non prendevo mai appunti. E quindi vuol dire che il mio rispetto era giusto prendere appunti su quello che veniva detto. Detto questo per dire la premessa: non c'è dissing, non c'è odio, non c'è assolutamente odio, non c'è trolling. Il mio rispetto è altissimo verso il maestro Flavio Daniele, che ribadisco, saluto. E quindi, se voi vi accontentate di quello che è la mia opinione, è questa qua. Se no, proseguite a guardare il video, vi chiedo la gentilezza di iscrivervi e ci vediamo tra pochissimo. Ai, onesimasu. Salve a tutti ragazzi, veramente di nuovo benvenuti al nostro canale. Vi chiedo la gentilezza di iscrivervi e di mettere la notifica, così che avrete subito le notizie sui nuovi video che mettiamo. Metteremo tre video, come lo sto già annunciando nei vari video che sto facendo. Il lunedì, possibilmente, le pillole di Aikido, che vedo che ha un buon successo. Sono molto felice di questo, perché ovviamente sono minuti preziosi che tolgo ai nostri allievi di Aikido Sinnei per poter registrare e dare. Ovviamente dopo faccio una spiegazione ulteriore, perché è giusto che gli allievi abbiano una spiegazione ulteriore per la pratica di tutti i giorni. Poi il mercoledì faccio le strategie, stratagemmi, parlerò della cultura dell'Aiki, della storia dell'Aiki. Ci sono state delle persone che gentilmente mi hanno scritto anche via email, e che, tra parentesi saluto, mi hanno chiesto se esistevano dei libri o dei testi riguardanti la storia dell'Aikido. Io ho risposto semplicemente in questa maniera: se si vuole avvedere degli archivi fatti bene, con degli articoli scritti bene, io consiglio sempre Aikido Journal e Sangekkai del mio amico Christopher Lee, che si trovano su Facebook o nel sito dell'Aikido Journal. Altresì, Susi Sensei sta portando avanti, insieme a me, il nostro blog, che vedrete qui in descrizione, e il link sotto nella descrizione vera e propria. E dov'è che sarebbe MISC-AIKI, https://miskaiki.home.blog, dove scriviamo e scriveremo di molte cose riguardante l'AIKI, ma anche della vita vissuta da Aikidoka all'interno del mondo marziale e della vita quotidiana. Quindi vi consiglio di andare a leggere i blog, perché ovviamente chi non può guardarsi il video perché sta per magari c'ha un momento di pausa al lavoro, può tranquillamente leggersi il blog, che è più facile, perché allo scritto legge, interrompe dove vuole e poi ricominciare. È normalissimo. Mentre invece, per chi segue il video, ripeto, iscrivetevi al canale, perché ci fa tanto piacere per fare questo percorso assieme. Un tempo facevo i video per promuovere e basta. Oggigiorno invece la vedo come un modo per lavorare tutti assieme e poter portare avanti un progetto. E fare un percorso assieme di crescita facendo gli scambi attraverso proprio questa iterazione che stiamo prendendo. Detto questo, allora, partiamo
Come vi ho annunciato all'inizio, il video è un video in cui vorrei parlare riguardante questo pugno marziale. È del 2015, quindi è un video molto vecchio dove le persone hanno già parlato dell'argomento e quindi è un video che, diciamo, ha già fatto il suo climax e ovviamente adesso non dico che è del dimenticatoio. Ma è un video che ricordatevi, tutti i video hanno un climax che sarebbe il momento in cui lo metti online e se ne parla, poi successivamente scende. Spero che comunque sia venga visionato ulteriormente perché io metterò il link nella descrizione e possiate vederlo. Ovviamente io non metterò immagini, vedete, c'ho Retina dietro, il mio 5K dietro, non lo metterò sul computer perché ovviamente è una questione di copyright, quindi seguitemi, se avete interesse e curiosità andate, fate visualizzazione, iscrivetevi anche nel canale dove mettono questo video perché è giusto così. Quindi non c'è nessun dissing, il mio è pieno rispetto verso il maestro Flavio Daniele e proseguiamo. Allora, il video è stato messo online il 5 aprile del 2015 da un suo allievo. È un video molto semplice. Uno stile di video che a me piace perché è lo stile più tradizionale con cui si facciano i video, ovvio. Abbiamo Aperture Funker Tactical che hanno creato un nuovo modo di fare i video e poi ci sono quelli intermezzi come me che prendono sia le specifiche di fare i video all'antica tra virgolette e quello moderno di Funker Tactical Aperture, quindi diciamo che è un video piacevole da vedere. Qui parla del pugno, del cosiddetto pugno marziale, che fa un distinguo tra pugno marziale e pugno pugilistico. Personalmente parlando, io dico questa: nel 2020, ovviamente si parla del 2015, quindi nel 2015, già nel 2015, è logico fare un distinguo tra pugno, scusate, vedo un po' il frame. È logico fare un distinguo tra pugno marziale e pugno pugilistico? Secondo me no. Secondo me no. Le Mixed Martial Arts ci hanno dato quell'input affinché non vi sia più questo distinguo. I pugni hanno una logica di combattimento e in questa logica si possono evolvere in qualcos'altro oppure proseguire su questa logica, ossia il punto più vicino tra me e il bersaglio è la linea diritta. Partiamo da questo discorso. Qui il maestro Flavio Daniele fa un mostra dei pugni che lui chiama falcianti, che sono dei pugni che girano, che sembrano dei haymaker che vengono lanciati da lontano. Ok, io non nego che sono d'accordo su alcuni aspetti, ossia che il pugno nelle arti marziali tradizionali si evolva, ok? Il pugno si evolve sempre, ossia io do un pugno, nell'attimo in cui il mio pugno sta arrivando, si evolve e posso fare un qualcosa, oppure il pugno arriva a ferro, oppure blocco col gomito a ferro. Questi sono esercizi che si trovano nel Daito Ryu, nel Karate, nel Wing Chun, in tantissime arti, anche nella Muay Thai, ok? Qual è il punto focale? Dire io faccio il pugno falciante, poi dire io mostro il pugno della box pugilistico e l'ho mostrato male, rimango un po' perplesso da questa cosa. Personalmente so che il maestro ha fatto karate, quindi concettualmente i pugni dovevano essere mostrati un po' meglio. Questa è la prima cosa. Non si può dire da qui faccio il pugno, giro così, questi sono i ganci. Il gancio è un esercizio che viene fatto vedere, deve essere molto preciso. Esce dalla linea, poi colpisce girando tutta l'anca. C'è un movimento di anca. Scusate il frame, ma purtroppo in uno spazio stretto mostrare i pugni diventa questa cosa qua. E il jab viene mostrato come se fossero dei pugni staccati senza la catena cinetica. Non sono pugni staccati. Una persona può dare tanti jab, però nell'attimo in cui il jab sta ritornando, perché il jab viene dato comunque sia da un movimento di anca e dall'apertura del braccio senza fare il flare del gomito, ossia questo è sbagliato,
bensì, come fa a vedere lui, questo è sbagliato, bensì è un movimento che nasce come quasi una linea diretta, non mostra mai il gomito fuori, perché si vedrebbe subito che uno sta facendo il jab, ok? Nell'attimo in cui uno decide di tirare dietro il jab, il destro sta partendo subito, nel senso che la catena cinetica permette che il jab ritorni, nell'attimo in cui sta ritornando il destro sta partendo. Non c'è una frazione di secondo in cui si rimane uno... Dove? Cioè, chi lo fa? Cioè, questa è la prima critica che faccio al suo video. Secondo, fa vedere questi movimenti, fa questo, rimane il centro. Sì, sono tutti bellissimi, non nego che sono affascinanti, però lo sta facendo con un uke. Noi chiamiamo uke nell'arte marziale giapponesi. Uke da ukeru, colui che riceve la tecnica. Noi vediamo questa gente questo uke che rimane fermo, ossia il suo allievo. Rimane palesemente fermo così, con la guardia totalmente aperta. Si vede dal video che è guardia aperta. Il maestro passa in mezzo alla guardia, lo ripassa fuori, lo colpisce dalla nuca, gli fa il cosiddetto pugno falciante sul braccio. È normale? Cioè, qui si parla del minuto 2 minuti e 38, dopo aver spiegato la differenza tra pugno marziale e pugno pugilistico. Al minuto 2:38 fa vedere queste tecniche centrifughe, falcianti. Allora, prima di tutto, la mia critica è in questo. Iniziamo col dire che il pugno, se viene dato, la linea più cocoro cocoro, corpo, cuore contro cuore, e la distanza più vicina, quella diretta, è la migliore. Anche il gancio, quando viene dato, non viene dato aprendo, a meno che non si fa il salto della gazzella, che faceva Mike Tyson. Ma di Mike Tyson quante persone ci sono in questa terra? Uno. Tanti giovani che stanno crescendo, diventano dei mostri, ok? Ma dire tutti i ganci vengono dati con l'apertura della spalla, vengono dati di spalla. Cosa che lui ripeterà alla fine del video è, secondo me, un po' assurdo. Il gancio viene dato in una maniera chiusa, 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 chiusa e colpisco, cioè è molto chiuso, non ci sta tutta questa apertura prima di tutto. E poi lui parla di un combattimento sullo specchio di... Scusate se gli occhi vanno nel frame, ma ho necessità di far vedere se viene se sono in fuoco oppure non nella videocamera. Tutto viene dato nel combattimento, lui dice, il pugilistico è dentro questa finestra. Ok, sono d'accordo. Ma anche lui rimane in questa finestra. La differenza è che lui manda questi pugni con larghi che chiama falcianti e dice che combatte a 360 gradi. Nella realtà, diciamoci il vero, un boxer, anche di livello, dopo il primo anno di boxe, sono persone che non rimangono qua, stanno continuamente spostandosi su quello che noi chiamiamo, schermisticamente parlando, naname. Vanno nelle diagonali, ti girano attorno, tu devi girarti perché ovviamente ti stanno girando, perché sfruttano il loro spazio, il ring, al top. Quindi non è mai un frontale. Il frontale è solo nell'attimo in cui i due corpi si prendono contatto. Non si può definire combattono in questa finestra, mentre invece i pugni falcianti fanno dei movimenti... È sbagliato, secondo il mio punto di vista è sbagliato. Ribadisco, io magari sono un signor nessuno in confronto al maestro, però io qui, senza ovviamente fare il dissing, ossia parlare male del maestro, qui si parla di quello che ha affermato in questo video, perché su altre cose, ribadisco, dice delle cose molto interessanti. È sbagliato, è sbagliato. Luke rimane sempre fermo, al punto tale che veramente gli passa vicino con le mani avanti e indietro, e questo rimane fermo. E la cosa assurda è che lui dice di allargare la tecnica, cioè che quello sportivo è giusto, ma bisogna allargare, è come se quello che sta insegnando questo pugno marziale sia un plus superiore, un master da aggiungere alla didattica classica che una persona imparerebbe nel pugno pugilistico. Cosa non vera, cosa non vera. Cioè, se io voglio aggiungerlo, lo aggiungo per mio interesse culturale, ma non è che uno di MMA, un boxer, un Thai boxer ha necessità di imparare questi
questi agganci. Gli agganci, poi sì, tra parentesi, non è soltanto con movimenti fluttuanti, come dice lui, con la katana. A parte che nessuno con una Shinken o una katana farebbe una cosa del genere, ok? Nessuno fa questi movimenti. Bensì, quando io arrivo su una linea dritta, se riesco a prendere contatto, faccio Aiki Sage, Aiki Age, quello per quanto concerne le scuole Aiki, faccio un qualcosa per afferrare, sì, lo fanno quotidianamente quelli che fanno MMA. Cioè, non è che abbiamo inventato l'acqua calda, ok? Poi, la cosa assurda è che Luque, ribadiamo sempre il lavoro di Luque, anche lui però afferma che Luque non sta fermo in combattimento, quindi bisogna dare atto che lo dice, lo dice. Però Luque rimane talmente fermo che nell'attimo in cui viene colpito nella sua guardia, fa un passo di un metro e mezzo, due, sul muro. Ma io mi dico, ma scusate, qualsiasi persona se rimane ferma e io gli do a piena potenza un manone alla Bud Spencer, si sposta verso il muro. Non ha senso neanche questo. Cioè, qui si parla di un qualcosa di in cui Luque sta palesemente fermo così, scusate, con la sinistra, viene colpito alla sinistra e si sposta perché è talmente rigido che viene spostato. In un combattimento nessuno rimane così. L'attimo in cui viene colpito, l'altro cerca di assorbire quello che può assorbire e si sposta, sposta il corpo, non va a proiettarsi addosso al muro, non ci sono energie magiche che ti spostano verso il muro. Purtroppo questo è un errore che io riscontro in quelle arti marziali interne cinesi, dove veramente sembra che si stiano lanciando le onde energetiche e vieni colpito e vieni spostato a metri. Quello è sbagliato, è di base profondamente sbagliato. E poi dice, lui dice l'assurdità. La differenza, anche questo è un po' assurdo, lui dice non è un point to point, ossia non è punto A, punto B, ritorna indietro. Ok, su questo possiamo, l'ha definito per fare la differenza tra pugno marziale e pugno pugilistico, ok. Ma quello che rimango perplesso, e qui è sul minuto 7, è che lui fa vedere un pugno falciante. Poi fa vedere il ritorno del pugno falciato. Ovviamente se l'ho fatto velocemente fa una cosa del genere. Però una frustata fatta in questa maniera comunque sia ti tiene scoperto. Perché se Luque al primo pugno falciante viene colpito, oppure viene preso di striscio, oppure si sposta, quello passa, nell'attimo in cui sta entrando col mal rovescio, che non è neanche Huracan o Gyaku Yokomen, che sono colpi che vengono dati su una diagonale, ok? Sulle diagonali, non è un attacco stretto. Pensi proprio un pugno a largo, a lanciato. Allora, un combattente minimamente che ha un po' di esperienza in sparring, cosa fa? Si avvicina, blocca il colpo sul gomito e ti colpisce continuamente sul corpo, sul viso, fa di tutto. Quindi tiene troppo scoperto quando fa questi movimenti larghi. Più il movimento è largo, è bellissimo da vedersi, questo succede anche nell'Aikido, ma più è largo e più hai punti dove vieni colpito. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, lui che mira su tutto il corpo, utilizza tutto il corpo per colpire l'avversario, mentre invece non è fatto per fare i punti. Nella realtà dei fatti, i cosiddetti punti vengono fatti, e qui è un distinguo tra prendere i punti per fare per vincere il torneo, oppure eccetera eccetera, cioè i discorsi che si fanno nella parte sportiva. Ma diciamoci il vero, quando io colpisco per fare danni all'altro, e quindi anche lui lo dice, si colpisce, si ricevono danni. L'assurdo è che lui dice questa cosa al minuto 10 circa, 10-18, lui dice, nelle arti marziali si cerca di stare sempre in guardia, chiusi, affinché l'altro poi mi attacca, io lo schivo e entro con questi pugni falcianti andando avanti. Ok, siamo d'accordo sulla teoria, ma se mi posso permettere di utilizzare un termine che utilizzava Tyson, tutti quanti hanno un piano fin tanto che non vengono colpiti. Tutti quanti hanno un piano, hanno un progetto finché non vengono colpiti. Perché diciamoci la verità,
È tutto nella teoria che io posso fare con la compagnia bella per avvicinarmi, ma alla fine, se l'altro è abile, non sta lì fermo a ricevere questo attacco, né tantomeno se il mio primo colpo, l'altro scappa via, il mio secondo prima di partire col jab, col cross, il mio jab lo sta inseguendo, sto facendo continuamente ganci per potermi avvicinare a lui. Cioè, non è che do il colpo, lui schiva e comincia a farmi di tutto e io sto fermo. Questa purtroppo è una bruttissima abitudine che si hanno nelle arti marziali tradizionali, in cui Luke sta fermo. Io ho visto, per esempio, a Genova, un tizio che faceva uno stile di karate legato a Head Park, dove Luke stava fermo e l'altro faceva tu, come se fosse il Kenshiro. Cioè, ma ci rendiamo conto che queste cose non possono esistere? Cioè, siamo nel 2020, in quel caso 2015, comunque sia, stiamo in un periodo differente. Quindi lui dice che le arti marziali si muovono in sicurezza, mentre invece nello sport da combattimento, avendo i guantini, è un continuo darsi wow, che non è vero, non è assolutamente vero. Nelle sport da combattimento, vi posso assicurare, loro stessi sanno quanto danno possono ricevere e quanto danno possono dare. Quindi, essendo uno scambio continuo in cui due atleti che si sono allenati al punto tale da potersi affronteggiare a livello massimale, alcune volte possono perdere. Abbiamo visto Conor McGregor che riesce a vincere in 40 secondi. Alcune volte può succedere questo, altre volte può succedere che i round siano fino alla fine. Dipende dalla fortuna, dall'allenamento che ti sei fatto, da quanta resistenza hai, quanto cardio, eccetera, eccetera. Da tanti fattori che è il combattimento vero. Non è vero che loro si allenano, dato che hanno i guantini, a ricevere all'infinito. Magari finiscono prima, altre volte diventa più lungo. Questo è il combattimento, ok? Che poi non mi venite a dire che esiste il combattimento da strada che finisce. Quello è un altro discorso, il combattimento. Qui si parla di arte marziale contro uno sport a combattimento. E vi posso assicurare che gli sport a combattimento, i guanti sono relativi, sono molto relativi. E facciamo un saluto per esempio a quelli della BKB, della Box Bare Knuckle Box, che combattono senza neanche i guanti. Allora, cosa possiamo definirlo? Loro fanno dei round anche molto lunghi. Allora, la teoria non funziona se andiamo a vedere questo. E non sono dei masochisti che vogliono ricevere i danni perché vogliono fare spettacolo. Diciamoci anche questo, ovvio. I primi guantoni nacquero proprio per fare in modo che gli incontri non finissero in una certa maniera, perché una persona che si fa male alla mano dà meno colpi, e questo è vero. Però non è neanche vero questo, perché noi abbiamo visto casi storici in cui ci sono stati degli incontri di box molto particolari in Australia, per esempio in Australia, la cosiddetta prigione dell'impero britannico, dove gli incontri duravano anche per 30 minuti, un'ora continui, senza neanche il round tra un altro e l'altro, la pausa tra un altro e l'altro, quindi non avevano i guantoni, quindi non è neanche questa del tutto vera, reale. Poi, ribadisco, fa vedere continuamente questi ganci, parlando di ganci della pugilistici, senza catena cinetica, cioè nel senso, fa vedere questi pugni dati così, senza parlando della pugilistica, non parlo del suo metodo, parlo del lato pugilistico, fa vedere questi colpi senza avere una catena cinetica. Se io mando faccio un gancio, l'attimo in cui do il gancio, non è che il pugno rimane qui o va all'infinito là, questo ritorna subito in guardia, ma nell'attimo in cui ritorna in guardia stava già partendo l'altro pugno. Eppure, grazie a YouTube che lui cita, e perciò mi sono sentito anche in causa di fare un video a riguardo, grazie proprio a YouTube effettivamente si parla, c'è un lavoro di informazione molto superiore a quando invece eravamo costretti a vedere Rai Sport o Rai News o la Sky, capito? Per chi aveva Sky. Quindi rimango perplesso anche da questo. Poi fa vedere una tecnica tipo oso dogare, cioè fa un distinguo
quindi scusatemi, prima devo sottocare, fa un distinguo tra il fatto che nella pugilistica, perciò si parla di MMA perché stiamo parlando già di un passaggio di jab cross, poi scendere giù per fare il double leg o il single leg, che nel suo caso sembrava più un double leg, ok? Mentre dice bisogna passare da una fase A a una fase B, non capendo che oggigiorno queste persone sono talmente specializzate che non hanno neanche la sensazione di passare dalla parte striking alla parte, dalla parte lottatoria, passano fluidamente da un punto all'altro senza neanche accorgersene, sono abilissimi. Io consiglio veramente tutti quanti di andarsi a allenare con o fare un po' di sparring con quelli di MMA, perché dà informazioni utili, o incontrare maestri che sanno questa cosa, cioè possono dare la loro esperienza di questi sparring con questa gente. Lui fa vedere invece che modificando la tecnica, che lui continua a colpire, bam bam bam, mette la mano sulla gamba giù e un colpo sull'asse della clavicola per proiettare una persona o spingerla, ok. Ma l'assurdità è che, detto questo, poi dice no, guardate che comunque, perché lui è passato vicino alla linea del pugno, noi proteggiamo, ci si protegge dal pugno, quindi quando io entro in questa maniera, ma scusate, se io entro in questa maniera e questo braccio a protezione va sulla guardia dell'altro, e qui si parla del minuto scusatemi, 17, non mi ricordo neanche più, comunque si parla di un molto avanti, vedrete una tecnica in cui lui fa vedere veramente che sembra che stia facendo un single leg un po' particolare, capito? Una tecnica che per esempio Poulsen, il grande Poulsen, fa vedere in un video molto carino, perciò una tecnica lottatoria. Lui fa vedere che va a afferrare un braccio alto come se fosse un tenshinhan dell'aikido, un braccio verso il basso, un braccio verso l'alto, ok? Però dice, se passo c'è un pugno, io metto il braccio prima sul pugno e poi vado giù. Quanti secondi hai perso? Questa è la prima cosa. Poi fa vedere su una sorta di osso tokari, in cui si sofferma sulla spazzata, che possiamo essere d'accordo o meno, non ci sono problemi, non è quello il punto. Fa vedere che prima colpisce passando da fuori, scusami, sì, prima colpisce da fuori, poi all'improvviso ritorna indietro per fargli... Ma... Scusate, se gli ho dato un calcio verso l'interno e questo l'ha alzato e il mio corpo è rivolto da questa parte, lui che da questa, nell'attimo in cui rigiro per fargli la spazzata o i riminaghe o sottocarghe che volete, questo è già lontano chilometri, cioè, non sta lì, puoi avergli fatto il maggior danno possibile, ma avrà fatto una reazione. Questo è il problema, tutte le persone quando ricevono dei danni reagiscono in una maniera che tu non puoi neanche prevedere, non puoi dire da qui farà questo, faranno delle cose che si evolverà col movimento, e non puoi dire io sono passato qui, ora cambio, faccio questa tecnica, perché non c'era logica in questo sottocari, che sarebbe la spazzata sulla gamba. Comunque il discorso fondamentale è questo qua, che da una tecnica, cioè da un attacco, io posso fare un qualcos'altro, è una cosa stupenda. Lo fanno quelli delle MMA quotidianamente. Le arti marziali tradizionali non è che le MMA le hanno inventate, né tantomeno le arti marziali tradizionali, vuol dire che fa parte della curriculum marziale mondiale, ok? Perché esistono anche nelle arti marziali occidentali. Il discorso di fluire flow da A a B a C D nell'aikido si chiama Rakuvaza, e Rakuvaza è il fondamento su cui noi facciamo, per esempio, noi quando impariamo a fare una tecnica chiamata Dainikyo, passiamo attraverso Ikkyo, sempre attraverso Ikkyo, non perché il Dainikyo non si può fare liberamente senza passare da Ikkyo, bensì si sta insegnando al corpo a fare Rakuvaza, che è la cosa più importante che ci sia, passare da una tecnica all'altra all'infinito, ok? E quindi non è sbagliato in sé per sé il concetto mostrato dal maestro Flavio Daniele, assolutamente, assolutamente, però secondo il mio umile punto di vista doveva informarsi maggiormente su quello che è il mondo oggigiorno, doveva informarsi su che cos'è la box, ed è inutile, ho letto anche alcune polemiche, discussioni, secondo me non è giusto mai fare polemica, qui non sto facendo polemica per esempio, però nella polemica c'è la verità, che lui abbia degli atleti che sono stati ex sportivi e che possono confermare questo, ben venga.
Però rimane sempre il fatto che nella logica del combattimento ci sono delle cose che qualsiasi atleta che è ancora all'interno che ha fatto l'atleta di combattimento o qualsiasi marzialista che sa la realtà può affermare che ci sono degli errori gravi, errori gravi. L'ultimo, che secondo me è l'apoteosi dell'errore grave, è il discorso del gancio finale, al minuto quasi 20. Lui fa partire il colpo da molto lontano, dalla spalla lontano, dicendo che il colpo partirà da qui e fa fare questo colpo. Ok? Poi dice che, dato che il suo asse sta al centro, il peso è sulla gamba dietro, perciò sta sull'asse dietro, specie in questo caso sarebbe la gamba destra mia, se fossi in piedi ovviamente. L'attimo in cui lo fa partire fa lo fa veloce perché lui dice che è collegato con la. Ma io mi dico, scusate, ma se il pugno dietro anche l'altro lo fa velocemente è la stessa cosa, a parte il fatto che nessuno fa partire il gancio da qui. Se io sto qua, il massimo come fa si fa come nel karate. Se io sono di fianco e nell'attimo in cui sto di fianco voglio non faccio un movimento largo che tutti riuscirebbero a parare. Da qui si insegna a colpire direttamente da una linea più stretta possibile in cui il mio corpo si sottiglia quel che può per andare alla linea, al bersaglio, direttamente al bersaglio. Se sono costretto a stare qui, per esempio, nel Nippon Dori, sono in questa fase e io dovrò colpire l'attimo in cui lo faccio. Lo vedrete nel video del Nippon Dori che tra due lunedì forse lo metteremo online. Quindi, cosa stiamo dicendo? Cioè, questo è grave perché, ribadisco, reputo il maestro una persona molto acculturata, di livello veramente, diciamo, eccelsa, per quanto concerne la sua materia. Ma quando va a parlare di pugno marziale, pugno pugilistico, secondo il mio punto di vista dovrebbe informarsi un po' meglio. Informarsi un po' meglio, non perché non lo conosce assolutamente, però informarsi meglio su cosa sono le evoluzioni di oggigiorno, su cosa si prova veramente in una situazione di sparring dove tutte le teorie vanno a farsi benedire perché nell'attimo in cui ti danno un pugno in faccia o ti danno senti il primo danno anche di striscio, in quell'istante tutto comincia a cambiare. Perché ribadisco, la frase di Tyson è giusta. Nell'attimo in cui ti colpiscono tutto cambia. Questo è quanto, ovviamente ribadisco il mio rispetto pienissimo al maestro Daniele, che è pregiunto anche tra le amicizie su Facebook, non che le amicizie su Facebook abbiano motivazione di essere, perché diciamoci la verità, io ho più di 1700 contatti, non è che tutti con tutti parlo, gli amici sono veramente pochissimi, pochissimi. La stragrande maggioranza sono persone che stanno lì e si tiene il contatto per poter dialogare eventualmente in un futuro, ecco. Però, gli ho chiesto, richiesi l'amicizia tanti anni fa perché reputo che quello che dice è molto molto interessante. Su questo video purtroppo ho da criticare perché ci sono tante lacune, secondo il mio punto di vista, umile punto di vista, lacune di tipo marziale, ok? E se servisse sono disponibilissimo a dimostrarglielo di persona, non come sfida, eh? Io non sto sfidando il maestro Daniele, assolutamente. Però se servisse sono un Budoka e come Budoka quello che affermo mostrerò sempre. Quindi questa è l'unica cosa che la parola deve essere una sola. Se io metto una cosa, anche se qui è un verba volante, è più vicino allo scritto, è uno scriptmanet, capito? Se affermo una cosa, quella è. Quindi vuol dire che fino a sia una prova contraria e spero di poter incontrare un giorno il maestro Daniele. E far vedere che la sua teoria è giusta per quanto concerne il flusso continuo delle tecniche. È sbagliata quando comincia a parlare di pugni dati così, cioè un boxer, uno che fa Thai non darebbe mai dei pugni così, mai mai mai, neanche un karateka dai pugni così, ok? Questo è quanto, spero che vi sia piaciuto, il video è lungo come al solito, non lo faccio per aumentare il numero di visualizzazioni, sono una persona prolissa che ama molto parlare, quindi abbiate un po' di pazienza su questo, iscrivetevi ancora al canale e ci vediamo nel prossimo video. Arigato gozaimashita.